Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Municipio X. Come sempre, prima di conoscere l'ospite di questa sera, guardiamo insieme il sommario della puntata. Dalla regia ci fanno vedere che con noi sarà Alfonso Di Matteo, presidente della Commissione Territorio, Mobilità e Ambiente del Municipio 4, che ci parlerà del problema paolese, Cascina Palma, Campo Rom e delle Olimpiadi del 2026. Come sempre noi riassumiamo, però poi così lasciamo la parola direttamente al nostro consigliere che ci spiegherà meglio di cosa andiamo a trattare. Le do il benvenuto, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti. Grazie, anche perché adesso, come lei sa, avrà avuto modo di scoprire, dobbiamo sottoporla a un quiz, speriamo il più insidioso possibile, questa è la nostra sfida ogni volta. Okay. È un quiz per mettere alla prova, vedere quanto ne sa di Milano, insomma, prima di lei qualcuno ha già sbagliato, per cui non si senta minacciato. Guardiamo con la grafica la domanda di oggi. Le chiediamo, nel 1964 il cantautore Enzo Iannacci dedica una canzone a un quartiere del Municipio 4. Quale? Le leggiamo i titoli. La ballata Forlanini, La banda di Porta Romana o ancora Andava a Rogoredo? Andava a Rogoredo. Vediamo se la risposta è esatta. Complimenti, complimenti, iniziamo positivamente. Si è portato a casa la vittoria del quiz. Come l'ha trovato abbastanza difficile? No, oppure... vabbè, perché Iannacci, poi abbiamo anche intitolato nel Rogoreto un quadro di Iannacci, quindi per questo motivo qua lo conoscevo, che era un... allora... Iannacci, sì, era stato già, avuto modo che a Rogoreto di avere un'immagine, quindi proprio nel giardino di Rogoreto. Bene, buono, così diamo anche altre informazioni a chi ci sta seguendo da casa, però do subito la parola a lei perché trattiamo il problema paolese. Il problema della paolese, quindi, di questo ultimo mese è venuto alla ribalta perché i residenti del nuovo quartiere di Marezzate, ma anche tutti i residenti di via Bonfadini, hanno con il comitato hanno in qualche modo preso una posizione forte dove hanno manifestato che non vogliono che la paolese arrivi nella rotonda di via Marezzate. Ma quella paolese era già stata vista nel PI di Santa Giulia, quindi parliamo del 2004, che era prevista l'uscita dalla tangenziale est, quindi che si inseriva all'interno della città, quindi nel quartiere di Santa Giulia, quindi di Marezzate, ma era una strada a scorrimento veloce a doppio corsie di marcia. Con i nuovi PUMS del 2018 la strada della paolese è stata declassata a una sola corsia per senso di marcia. Oggi i residenti chiedono che questa opera non venga realizzata perché questa opera è stata inserita all'interno delle tre opere fondamentali che riguardano la realizzazione del Pala Italia, quindi del Palaghiaccio, che è quello delle Olimpiadi del 2026 Milano-Cortina, come opere essenziali che sono la paolese, lo svingolo della tangenziale est, quindi di Mecenate, e poi la metrotranvia che parte dalla stazione di Rogoreto e arriva proprio al Pala Italia. L'unica cosa è che oggi la paolese non è un'opera, per loro non è un'opera essenziale, perché porta il traffico all'interno del quartiere. E quindi hanno cercato in tutti i modi con delle manifestazioni, anche investendo il municipio, anche noi abbiamo presentato una mozione in consiglio di municipio dove chiediamo al comune, quindi alla regione, che quest'opera viene stralciata dalle opere fondamentali e quindi viene inserita nel piano triennale delle opere pubbliche. Il problema è che oggi l'operatore che è Milano Santa Giulia, che è l'operatore che poi realizzerà tutte queste opere che ho appena detto, che sono a scomputo oneri di tutta la realizzazione del PI di Santa Giulia, e ha messo quindi la realizzazione delle tre opere, ma i cittadini, ma anche i comitati, dicono che quella opera, anche se deve essere realizzata, deve essere realizzata interrata, perché la paolese una parte viene realizzata interrata, una parte viene realizzata a cielo aperto, e quella parte a cielo aperto va proprio attaccata alle case del nuovo quartiere di Marezzate. Quindi loro chiedono se deve essere fatta la strada, deve essere, diciamo, in tutta interrata. L'operatore, quindi Milano Santa Giulia, l'ultima commissione che noi l'abbiamo chiamata nella commissione a discutere insieme al Comune di Milano, ha dato delle informazioni molto tecniche, nel senso che la strada non può essere tutta interrata, perché ci sono dei vincoli
stradali dove se l'opera supera i 400 metri non può essere, diciamo, può essere interrata, ma hanno bisogno di una larghezza più ampia delle corsie di sosta, quindi cambia proprio la tipologia della strada. Dobbiamo anche dire ai telespettatori che quella strada che di 400 metri costa all'operatore, quindi Milano Santa Giulia, circa 24 milioni di euro. Quindi se poi la parte della, diciamo, tecnicamente, come ci ha spiegato l'operatore, interrare la strada significa che bisogna trovare altri 6-7 milioni di euro per poter fare tutta questa opera, ma il problema non è quello di trovare i soldi, ma è quello di poi chi farà la manutenzione di questa strada, perché ha bisogno delle pombe, pombe sommerse per portare fuori l'acqua, perché andiamo in una tringea molto, molto più profonda e quindi la falda si alza, e quindi è un'opera totalmente diversa, e questa cosa non è possibile. Le ultime notizie che noi abbiamo avuto dall'operatore, quindi Milano Santa Giulia, che il Comune chiederà nell'ultima conferenza di servizio che si terrà la settimana prossima in Regione la possibilità di stralciarla dalle opere fondamentali per l'Olimpiade di Milano Cortina 2026. Quindi stracciarla significa che quei soldi possono essere investiti in un'altra opera molto importante, è quella del Museo del Bambino. Quindi il Museo del Bambino è un'opera che verrà giusto al centro nel parco di Santa Giulia, quindi la parte nuova, quindi a nord del PI, e quindi si può pensare anche di poter veicolare quei soldi per la realizzazione del Museo del Bambino, che è un museo molto bello, unico, diciamo, in Italia. Ci sono soltanto in tutta Europa, a Londra e a Parigi, quindi in Italia sarà un'opera anche quella molto importante. Quindi bisogna aspettare che cosa succederà nell'ultima conferenza di servizi che si terrà in Regione settimana prossima per capire qual è l'intenzione, qual è la volontà da parte del Comune di stracciare quest'opera che oggi, nell'ultimo mese specialmente, è stata una discussione continua con i residenti e con i comitati. Grazie per questa panoramica. Adesso, come vedrete voi da casa, in realtà Municipio X ha proprio questa idea, cioè dare la voce direttamente a chi si occupa delle faccende, anche perché un ascoltatore, per quanto magari possa conoscere l'area, la zona, non ha una conoscenza a 360 gradi di quanto avviene effettivamente sul territorio. E questo è uno scambio diretto, quindi molte informazioni, però, che speriamo possano appunto giovarvi per conoscere meglio la situazione. Così adesso la introduco, però di nuovo abbiamo un altro punto, di nuovo aspetta lei spiegarci la questione di Cascina Palma. Guarda, Cascina Palma è un'altra area molto, molto, diciamo, nota nel quartiere di Rogoredo, si trova proprio ai confini con la ferrovia, con la stazione di Rogoredo, è proprio un'area un po' circoscritta tra via Rogoredo e quindi la ferrovia. Quest'area quindi è un'area che negli anni fino al 2000, la Cascina Palma è una cascina del 1640, poi negli anni quindi è diventata una cascina dove per tanti anni c'erano stati contadini, quindi era stata abitata dalla proprietà. Poi nel 2000 la cascina è stata quindi abbandonata, è stata acquistata da una società, quindi Brianzola, che doveva poi in qualche modo realizzare un piano particolareggiato. Che cos'è un piano particolareggiato? Un piano che prevedeva la ricostruzione, la riorganizzazione di tutta la cascina come era una volta. Questa era una cascina dove era previsto due cortili, un fienile molto, molto organizzato, e questo piano particolareggiato approvato dal Comune di Milano nel 2006 prevedeva proprio la riorganizzazione e la ricostruzione di com'era una volta la cascina. E questo piano particolareggiato non è stato attuato, anche perché dopo nel 2006 arriviamo nel 2010, la cascina e il progetto non è stato poi portato avanti dalla proprietà, perché c'è stata la parte, diciamo, della crisi economica, finanziaria, quindi anche immobiliare, quindi si è tutto bloccato. Oggi la cascina versa in uno stato di degrado, quindi sono rimasto soltanto lo stallone di una volta, quindi il fienile, tutto il resto nel 2012 fu demolito. È rimasta un'area quindi un'area, diciamo, abbandonata, un'area quindi recintata dai pannelli da parte della proprietà,
E quindi tutti i residenti di Rogoredo, ma anche di Santa Giulia, perché viene vista soltanto come una macchia nera, perché tutto il resto è costruito. Abbiamo Rogoredo, abbiamo il Sky vicino, quindi due palazzi che stanno realizzando sempre Milano-Santa Giulia, Sparte 1 e Sparte 2, quindi che sono due palazzi dove ospiteranno i nuovi uffici della Saipem. E quindi ci sono, quindi l'area sta evolvendo, quindi si sta tutta in fase di costruzione. È rimasto soltanto questa cascina a palma. Poco settimana scorsa anche in questa cascina, perché poi è un ricovero di senza tetto, quindi sia da parte dei drogati, perché per tanto tempo questa cascina è stata interessata anche da chi faceva uso del boschetto della droga, perché è dall'altro lato della strada, quindi venivano tante persone, lo utilizzavano come punto di ricovero. E allora, settimana scorsa, ahimè, mi dispiace anche per il ragazzo, perché è un ragazzo che si conosceva, è morto un ragazzo all'interno della cascina Palma. E quindi oggi i residenti stanno chiedendo affinché questa parte buia di Rogoredo può essere in qualche modo riqualificata, rivalutata. E noi come municipio ci siamo interessati con la proprietà, quindi affinché il comune si fa capofila, affinché si può presentare un progetto che è stato presentato, che è in fase di studio, è quella di non prevedere più un progetto di riqualificazione di com'era la cascina, ma oggi dal punto di vista economico, per poter arrivare alla realizzazione di un progetto, è quello di realizzare una struttura per la piccola e media struttura di vendita, quindi un piccolo supermercato, affinché tutto il resto viene riqualificato e dare un servizio anche ai cittadini di Rogoredo, perché oggi una struttura di vendita ce n'è solo una piccola, quindi avrà anche una dimensione più grande e avrà un altro servizio per la cittadinanza di Rogoredo. Grazie anche perché appunto conoscendo il territorio poi si toccano anche problematiche, insomma aspetti della fragilità della società, e conoscere il territorio vuol dire anche questo, cioè capire come intervenire per dare un aiuto, insomma, che riqualificare comunque voglia dire anche prestare attenzione a quelle che sono le questioni sociali, sì, a cui prestare giusto. Attenzione, per cui grazie, perché comunque anche se in via laterale abbiamo toccato un tema che sicuramente può suscitare le riflessioni in tutti noi che stiamo ascoltando. Grazie per questa panoramica, quindi. Adesso però le do un po' di tempo, perché arriva la nostra rubrica consueta della Top 5. Con la Top 5 noi, insieme a voi, anche da casa, cerchiamo di conoscere meglio Milano e aspetti culturali e sociali appunto della nostra città. Con la grafica di oggi vi mostriamo la nostra Top 5, che ci chiede i film che hanno segnato il cinema italiano ambientati a Milano. Adesso li scopriamo partendo dalla posizione numero 5. Abbiamo Chiedimi se sono felice, il famoso film del 2000 di Aldo, Giovanni e Giacomo, che di per sé noi abbiamo chiamato un po' come una dedica d'amore a Milano, perché effettivamente è ambientato a Milano. Vediamo Aldo che va alla Scala, vediamo la partita di pallacanestro proprio in Piazza Mercanti, per cui una bella panoramica della nostra città. Alla posizione numero 4 abbiamo Ieri, Oggi, Domani del 1963 di De Sica, che ha vinto l'Oscar come miglior film in lingua straniera con Sofia Loren e Mastroianni. Quindi questo è un grande film, insomma. Passiamo anche da contemporaneità a film un po' più storici. E invece alla posizione numero 3 restiamo sempre nel flow, insomma, di quelli che sono i film che ci hanno segnati. Totò, Peppino e la Mala Femmina, visto che è stato contento di questa posizione. Sì, sì, Totò, napoletano doc, esatto. Quindi il film è un film che ha segnato, che ha fatto ancora oggi le battute, sì, di Totò, quindi Peppino, quando sono al Duomo di Milano, sì. Quindi ancora oggi ce le teniamo molto molto in mente. Giusto, prima stavo cercando di riguardare la frase, insomma la più nota, perché proverei anche a ripeterla, però ho deciso che invece no, lasciamo la sfida voi a casa, perché è piuttosto complessa, però questo gioco di dialetti, insomma, che dà l'idea di quello che è anche un po' la nostra cultura comica. Per cui salutiamo Totò per salire alla posizione numero 2 con un altro film, Ragazzo di Campagna, che è un cult degli anni 80 in questo caso. Esatto, interpretato da Renato Pozzetto nella Milano da bere, ecco. Allora saliamo, vediamo un po' Milano, posizione numero 1, un film che ha segnato la nostra città, Rocco e i suoi fratelli,
del 1960 di Luchino Visconti, che appunto anche qui mostra dei luoghi simbolo di Milano, per cui sono dei film che, se volete, vi invitiamo a riguardare, perché un po' conoscono la nostra storia e un po' conoscono appunto la città di Milano nella, per l'architettura, anche tra l'altro lei è architetto, quindi sicuramente molto. Questo è un tema a fine della puntata di oggi. Adesso speriamo di avervi appunto proposto un'alternativa per queste serate. Però adesso andiamo avanti, perché di nuovo il turno, insomma, per il nostro consigliere, per parlare di altri temi che vi abbiamo indicato prima. Ci occupiamo del campo rom di via Boffadini. Ma il campo rom di Boffadini è un campo, diciamo, autorizzato dal comune di circa 20 anni fa, quindi parliamo della giunta Albertini. Era un campo che man mano doveva essere smantellato, quindi era un campo molto, diciamo, inserito tra via Bonfadini, quindi via Medici del Vascello, quindi via Lezzama, proprio vicino lì all'AMSA, quindi di via Zama. È un campo che per tanti anni è stato anche sui giornali, perché si sono trovate all'interno delle auto rubate, quindi dei ciclomotori rubati, quindi ogni volta quando la polizia locale faceva dei blitz, quindi trovava sempre qualcosa che non c'era, che non andava. Quindi noi, anche come municipio, quando ci siamo insediati nel 2016, avevamo messo nel nostro programma quello di dare con voce ai cittadini, affinché questi campi man mano venivano quindi torti dall'interno del municipio 4, quindi venivano smantellati. Però quindi questa voce, sai, noi come municipio, essendo una parte più vicina ai cittadini, quindi tutte le lamentele dei cittadini vengono fatte ai municipi, e che poi noi ci facciamo voce affinché sul comune possono essere fatte determinate azioni che i cittadini ci chiedono. Quindi ci avevano chiesto che quel campo doveva essere smantellato, perché è un campo un po', diciamo, messo in un po', diciamo, strano, perché essendo molto chiuso, quindi all'interno era difficile anche vedere che cosa succedeva. Alla fine noi con il 2019 abbiamo fatto una delibera dove chiedevamo la messa in sicurezza di tutta la zona, quindi sia del campo rom, ma anche di via Medici del Vascello e via Pestagalli, perché all'interno di quell'area lì oggi ci sono tutti gli edifici abbandonati, quindi era una zona non controllata. Quindi alla fine abbiamo chiesto anche l'aiuto in una commissione sicurezza del mio collega Rocca, quindi il vice sindaco Scavuzzo, che è venuto in commissione, quindi ci ha anche spiegato che stavano facendo poi dell'indagine, quello che poi lunedì è successo il sequestro del campo, perché c'erano delle azioni un po' diciamo non lecite, perché si vedeva il traffico di alcuni campi che entravano dentro, uscivano, poi ogni volta davanti al campo c'era sempre tanta spazzatura che l'AMS doveva ogni due o tre volte doveva, diciamo, pulire, quindi c'era un'attività che non era molto, molto, molto bella, e quindi avevamo in qualche modo anche noi sollecitato. Poi ieri, lunedì è stato, come tutti vediamo sui giornali, c'è stato un blitz da parte della polizia locale con l'ordinanza da parte del Tribunale di Milano, quindi della DDA del Tribunale di Milano, che ha dato ordini quindi di iniziare con lo smantellamento della zona, dove hanno trovato un traffico di rifiuti, quindi spaccio di stupefacenti, e quindi non era un campo, diciamo, normale, era un campo dove noi in questi anni avevamo più volte sollecitato l'amministrazione comunale affinché questa attività illecita poteva finire. E quindi oggi pare che tutti quanti parlano del campo rom di via Bonfadini come una grande vittoria, ma non è una grande vittoria, è una vittoria che ti poteva fare già 2 anni fa, 3 anni fa, quindi tante cose si potevano evitare. Però io dico che almeno adesso, come tutti stanno dicendo sul giornale, quindi tutti scrivono, i giornalisti, che è una vittoria da parte del sindaco Sala. No, è una vittoria di tutti i cittadini che vivono all'interno del municipio 4, che hanno investito il municipio affinché questo campo venisse in qualche modo chiuso, quindi smantellato. Penso che questo obiettivo oggi è stato raggiunto, ma io penso che non bisogna finire qua, bisogna anche ancora continuare con l'altro campo rom che si trova dall'altra parte della ferrovia, che anche lì tante volte è stato trovato delle macchine rubate, dei motorini rubati, quindi dobbiamo in qualche modo andare verso la direzione
che i campi rom, siamo nel 2021, i campi rom devono in qualche modo essere tutti smantellati e dare una certa dignità anche a chi vive in questi campi, perché noi troviamo e sappiamo anche che tanti bambini non vanno a scuola, tanti bambini stanno all'interno del campo, e quindi noi non possiamo oggi, una nazione come l'Italia, quindi specialmente Milano, permettere che i figli, quindi figli di queste persone, vivano ancora in uno stato così abbandonato. Quindi io penso che il prossimo sindaco di Milano deve prendere l'impegno con i cittadini affinché nel proprio programma c'è lo smantellamento dei campi rom e dare una certa dignità a queste persone che vivono in questi campi. Ringrazio anche per l'aspetto umano, appunto, su cui ho posto l'attenzione, perché è questo, insomma, lo dicevamo prima, c'è da ripetere, risolvere una questione territoriale vuol dire risolverla comunque a tutto tondo, quindi guardare anche alle persone e che tutta la risoluzione sia sempre appunto dignitosa in un senso e nell'altro, appunto, sì, a favore dei cittadini e di chiunque ne viene toccato. E, tra l'altro, adesso abbiamo poi il nostro ultimo tema, che è un tema più legato allo sport, insomma parliamo di futuro, è veramente futuro perché ci gettiamo nel 2026. L'Olimpiade di Milano Cortina 2026. Milano Cortina 2026 tocca una parte del Municipio 4, quindi parliamo della realizzazione del Palitalia, quindi palaghiaccio che nel progetto deve essere realizzato nell'area nord di Santa Giulia. È una piccola arena, quindi da 12-15 mila spettatori, sorgerà quasi quindi attaccata alla tangenziale, quindi no, tangenziale est di Milano, e questa opera verrà realizzata diciamo dai privati, quindi dall'operatore Milano Santa Giulia, che poi cederà quindi dopo le Olimpiadi, verrà quindi ceduta per la gestione. E oggi per la realizzazione di questa opera quindi sono state previste tre opere correlate alla realizzazione del Palitalia: la metrotranvia, quindi che è un'opera importante nel momento in cui verrà terminata il Palitalia, e quell'opera che permetterà di portare i cittadini dalla stazione di Rogoredo direttamente al Palitalia. E poi un'altra opera quindi importante è lo svincolo della tangenziale di Mecenate, che perché è uno svincolo molto, molto, diciamo, dal punto di vista tecnico essenziale, perché questo svincolo porterà direttamente chi arriva sia dal sud ma dal nord sulla tangenziale entrerà direttamente nel Palalido, quindi entrerà direttamente proprio all'arena, e quindi non entrare all'interno di Santa Giulia, quindi ha una corsia preferenziale direttamente nell'arena, quindi del Palitalia. E l'altra opera, quella che abbiamo detto prima della Paolese, che oggi sì, è un po' discussa anche per il fatto che entra direttamente nella città, quindi va all'interno del quartiere di Merezzate, quindi dell'area di Bonfadini, e quindi sono delle opere importanti affinché tutta l'area di Santa Giulia avrà un aspetto totalmente diverso. Non si faranno soltanto ricostruzione per il Palitalia, quindi per l'Olimpiade di Milano Cortina 2026, ma nel progetto del PI di Santa Giulia, quindi nell'ultima variante VAS che è in fase di chiusura presso la Regione Lombardia, e verranno quindi realizzato un parco di 330.000 metri quadrati, quindi un parco molto, diciamo, molto attrezzato, dove si prevederà anche un piccolo laghetto artificiale in mezzo proprio al parco, con una vegetazione molto, diciamo, dettagliata, e quindi tutto questo va a completare un'opera, un progetto, una realtà che oggi si vede che è in fase di costruzione, ma dopo il 2026 si spera e avrà un nuovo aspetto anche per chi andrà a vivere a Santa Giulia e chi vive in questo nuovo quartiere, che io considero forse oggi un quartiere più all'avanguardia dopo per la città di Milano. Beh, anche perché appunto adesso stiamo parlando un po' di storia, facciamo anche un po' la storia in costruzione, mettiamo sì, un po' i punti su quelli che saranno poi la Milano del domani. Del domani, sì, giusto. Quindi è sicuramente interessante anche per voi da casa capire quello che sarà il progresso della vostra città, del vostro municipio, insomma della vostra zona. Allora, la ringrazio appunto Alfonso Di Matteo, ricordiamo Presidente Commissione Territorio e Mobilità Ambiente del Municipio 4, di essere stato con noi. Grazie. Grazie per la panoramica chiara e precisa, insomma, dettagliata dei temi che abbiamo portato oggi. Speriamo di vederla presto, insomma, in una prossima puntata. Grazie, buonasera a tutti.
Saluto anche voi che ci avete seguito e vi ricordo che noi siamo ogni martedì e giovedì alle 19:30 qui su Facebook, ma anche sui nostri altri canali. Grazie e buona serata.